Abramo ha raggiunto anche il quartiere di Santa Maria, in occasione di un incontro presso la locale sala parrocchiale, davanti ad una nutrita platea, presieduto da Agostino Procopio e dal candidato al consiglio comunale Salvatore Gallo. Proprio in uno dei quartieri più difficili della città, Sergio Abramo ha ribadito la centralità del tema sicurezza nel suo programma. Nella nostra città, ha detto, la criminalità organizzata è sempre più intrecciata con la questione dei Rom. Già in passato mi ero impegnato a rimuovere gli accampamenti abusivi nella zona, in cui poi è sorta l'area Magna Grecia. Oggi non consentirò alcun via libera a nuove residenze per i nomadi, a meno che non dimostrino di avere un regolare contratto di lavoro nella nostra città. È necessario lavorare al contempo nell'ambito dei servizi sociali per favorirne la piena integrazione nella nostra comunità. Sergio Abramo ha parlato anche di fronte a tantissimi sostenitori in occasione di un aperitivo nel cuore del quartiere Marinaro ed è stato ospite presso una nota scuola di ballo nel quartiere Siano, di un incontro con i cittadini alla presenza della giovane candidata al consiglio comunale Alessandra Lobello. La lunga notte si è conclusa con la festa in discoteca organizzata da Felice Saladini, un altro candidato per l'ingresso nell'Aula Rossa di Palazzo dei Nobili. Giovane imprenditore di successo e presidente della Planet Basket Catanzaro. All'incontro hanno preso parte anche la coordinatrice del PDL Wanda Ferro ed il vicepresidente del Consiglio provinciale Emilio Verrengia.